Coccia, Rampi, Ghizzoni, Rampelli. Chiuso la discussione, replica la ministra Giannini, mentre i relatori vi rinunziano. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Dopo la sospensione della seduta dalle 15.10 alle 15.30, il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni, passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge 3008 ed abbinate. Il Presidente avverte che è stata presentata la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Santelli numero 1, che sarà esaminata prima di passare all'esame degli articoli. Su richiesta della Presidente della Seconda Commissione Ferranti, la seduta è sospesa dalle 15.35 alle 15.40. Alla ripresa intervengono nella discussione sulle linee generali i relatori Ermini per la maggioranza, Santelli e Colletti di minoranza, nonché i deputati Morani, Sanicandro, Mazziotti di Celso, Dorina Bianchi, Occhiuto, Bazio. Chiusa la discussione, il Presidente prende atto che i relatori e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica. Seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 18 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 maggio 2015 con inizio alle 10. Se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alli, Dorina Bianchi, Boccia, Bratti, Censori, Demenec, Gravini, Giancarlo Giorgetti, Martella, Morassutto, Vargio, Venitelli e Zampa sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 106, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2994A, Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per riordino delle disposizioni legislative vigenti e delle abbinate proposte di legge numero 416, 1595, 1835, 2043, 2045, 2067, 2291, 2524, 2630, 2860, 2875 e 2975. E ricordo che nella seduta del 14 maggio 2015 si è conclusa la discussione generale e il rappresentante del Governo è intervenuto in sede di replica mentre i relatori vi hanno rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti presentati. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento,